Buonasera a tutti, sono le 18.42 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Prego. Tiberini. Presente. De Petra. Presente. Di Luca. Presente. Polano. Presente. Martano. Carafa. Presente. Di Florio. Presente. Mogliero Paolo. Presente. Orsini. Presente. Carrella. Presente. Giuliano. Presente. Presente. Candelo. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Letture ed approvazioni verbali seduta precedente. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate all'unanimità. Secondo punto dell'ordine del giorno, con conferimento della cittadinanza onoraria al professor Adriano La Regina. Passiamo la parola all'assessore Colanzi. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera. Innanzitutto diamo il benvenuto al professor Adriano La Regina, al quale il Consiglio Comunale intende conferire la cittadinanza onoraria. Lo ringraziamo per la sua presenza e per quello che ha fatto, che poi diremo in motivazione, e saluto altresì anche il professor Nicola Fiorentino, nostro concittadino, che ha curato tante ricerche storiche per la nostra realtà locale, per il nostro comune, e che diciamo, ha dato l'avvio a quelle prime ricerche, a quelle prime intuizioni che poi hanno permesso al professor La Regina di attenzionare il nostro territorio, di attenzionare il sito della Roma e collocare, in base alle sue ricerche, collocare nel sito della Roma l'antica città di Puglia. A un riguardo, quindi per avere un riferimento riguardo a Puglia e alle ricerche che il professore ha condotto sul sito, facciamo riferimento a delle prime ricerche che risalgono già al XVIII secolo, da quando l'arcivescovo storico Ludovico Antonio Antinori fu il primo nel 1781 a sostenere che la città sepolta nell'attuale contrada alla Roma di Casoli fosse la Romulea citata dallo storico romano Tito Livio del libro decimo, ritenendo che per evoluzione fonetica Romulea col tempo fosse diventata Roma. Nello stesso parere sull'abate storico Domenico Romanelli, che nella sua opera Scoperte patrie nella regione frentana del 1809 racconta come i contadini della Roma gli parlassero di aver trovate molte pietre con iscrizioni, oltre delle infinite monete rosse e coperte di bella patina, urne cinerarie, amuleti, piccoli ercoli, gladiatori e vari avanzi di marmi e di iscrizioni. E poi, e così prosegue sempre, tralascio infine di parlare da altre mura di sterminata lunghezza e monte di figura reticolata nella descritta del mondo. D'accordo con il Romanelli fu anche lo storico Francesco Paolo Ranieri, che alla sua opera Storia di Guardia Greve, pubblicata nel 1927, aggiunse un appendice intitolata Una visita ai catelli ex feudali di Capraticoli della Roma, dove descrisse reperti sia medievali nella zona nord-ovest del piano, sia romani nella parte rivolta verso Casoli. La tesi dei predetti autori circa l'ubicazione di Romulea fu condivisa pure dallo storico Luigi Renzetti nella sua opera Notizie storiche sulla città di Lanciano del 1878. In merito al nome dell'insediamento di Piano La Roma, lo storico Monsen accolse, in base al ritrovamento di una lapide monca, la denominazione di Pagus Urbanus,
Marzo, che risultava già per la prima volta nel dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli del 1797 dello studioso Lorenzo di Spinelli. Nel 1895 l'archeologo casolano Giulio De Pecco formulò la tesi secondo cui nulla vieta di credere che gli italici, i quali presero stanza pieni di entusiasta relazioni per Roma, abbiano dato quel nome al loro gruppo, di case e chiamato Aventino il torrente che bagna le radici del Monte Carlo. Ma quando i trent'anni entrarono nella cittadinanza di Roma, tra il 90 e il 89 a.C., questa non permise che altri usurpassero il nome suo, e a quei montanari impose un nome nuovo, che del resto ricordava l'altro, che essi liberamente si erano dato, essendo l'urbs equivalente di Roma, Parus Urbanus, Parus Romanus, e perciò Roma. Però il nome ufficiale non arrivò a soppiantare il nome antico che rimase nel Medioevo e dura a tutt'oggi. Una svolta decisiva si ebbe nel 1900, quando lo storico Antonio Benino, su Notizie degli Scavi, pubblicò il risultato di una sua ricognizione al piano La Roma. Casoli, frammenti epigrafici, tracce di acquedotti ed avanzi di costruzioni riconosciuti nel territorio del comune, dove tutto venne descritto in modo preciso e scientifico. Nel 1966 lo storico professor Nicola Fiorentino condusse una lunga ricognizione fotografica di reperti ancora esistenti, segnalando anche nuove scoperte sotto la supervisione del professor Adriano Langina, noto archeologo, che fece pubblicare il lavoro sulla rivista Archeologia nel 1966, il numero 36. Nell'estate dello stesso anno, il professor Adriano Langina si recò personalmente a Piano La Roma per effettuare un accurato sopralluogo ed un'ampia operazione di rilevamento topografico e dove, per mezzo della fotografia aerea, riuscì a individuare l'esatta ubicazione della città antica di Cuglie e scoprì anche il teatro. Contemporaneamente venne rinvenuta a San Salvo la Tabula Patronatus, una tavola di bronzo su cui era incisa la formula del decreto con cui i Cluvinses Carticini nominavano patrono della città tale Aurelius Evagrius. Il ritrovamento risultò l'elemento decisivo, unitamente ad altre produzioni filologiche, per indicare Cluvie nel territorio di Tarsi. Un municipio, quindi, e non un modesto paus, una città non dissimile per dimensioni da Esernia e da Sulmo. La scoperta fu sensazionale ed ebbe vasta risonanza negli ambienti scientifici europei, anche perché ridisegnava la geografia antropologica dell'antico. Quindi, considerata l'estrema importanza delle ricerche e degli studi condotti dal professor Adriano Regina, risultati determinanti per collocare l'antica città di Cluvie nel sito archeologico di Piano La Roma nel comune di Casoli, considerato anche che il professor Adriano Regina vanta un vasto curriculum di assoluto prestigio, di cui nella presente deliberazione è possibile riportare soltanto alcuni dati. Ne cito a qualcuno perché il curriculum del professore è ben nutrito e sicuramente di elevato valore. Professore ordinario di psicologia e di Antichità Italica della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza all'Università di Roma, presidente dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte a Roma e tanti altri titoli che poi saranno riportati e visibili nella delibera. E considerato anche le numerosissime pubblicazioni del professor Adriano La Regina sulla Roma antica, sul Stagno, e nella presente delibera si fa riferimento solo ad alcune, e in particolare ha identificata nel Stagno la città di Cluvie, nella rivista Archeologia nel 1967, Cluvie e il territorio carecino, sempre nel 1967, e tante altre ancora. Atteso che, pertanto, l'Istituto della Cittadinanza Onoraria ha un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe della popolazione del comune di Casoli, si sia particolarmente distinto nel campo sociale, assistenziale, culturale, sportivo e filantropico,
Atteso che la cittadinanza onoraria consiste in un documento redatto su pergamena da consegnare alla persona insignita ed attestando l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune di Casoli, si propone di conferire, per i motivi ovviamente illustrati, in premessa, la cittadinanza onoraria del comune di Casoli al professor Adriano La Regina. E mi permetto di aggiungere un'altra considerazione, che oggi pomeriggio il professore ci ha onorato della sua presenza e di visitare il sito di La Roma. E per noi casolani tutti è stato veramente un conforto, gli siamo grati anche per questo, credo che sia un elemento quindi della sua disponibilità a riconsiderare l'importanza di quel sito, a sostenerci per la sua valorizzazione, quindi credo che la proposta di conferimento della cittadinanza debba essere accolta. Grazie. Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione, vi sono interventi? Se non vi sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Chi è favorevole al secondo punto dell'ordine del giorno, il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Adriano La Regina? Con ulteriore votazione chiediamo l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? All'unanimità. Ringrazio tutti, ringrazio il professore e chiedo al sindaco se procede alla consegna della pergamena. Grazie Presidente, senz'altro vorrei invitare il professor La Regina qui sul tavolo di presidenza. Al professor Adriano La Regina la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione. Insigne accademico ed illustre archeologo, il professor Adriano La Regina ha condotto ricerche e studi di estrema importanza, risultanti determinanti per individuare l'esatta ubicazione dell'antica città di Curie e del teatro nel sito archeologico di Piano da Roma nel comune di Casoli, dalla residenza municipale 6 giugno 2019. Grazie. Se mi permette professore, io vorrei ringraziare prima di tutto il professor Nicola Fiorentino per la sua brillante intuizione e perché è stato un motore fondamentale a questo conferimento della cittadinanza. E sicuramente voglio ringraziare lei per l'estrema disponibilità, cortesia e soprattutto su quello che mi ha detto da subito di voler dare un impulso nuovo a questa realtà con quello che si può fare. Quindi io mi sento proprio di ringraziare a nome di tutta la cittadinanza casolana e di tutti quelli che hanno contribuito a questa bellissima giornata. Sindaco, signor Assessore alla Cultura, signore e signori consiglieri comunali, cari concittadini di Casoli, con commozione e profondo senso di gratitudine ricevo il privilegio della cittadinanza onoraria di Casoli. I miei legami con l'Abruzzo e in particolare con Casoli risalgono alla mia giovinezza, quando visitavo queste contrade della provincia di Chieti per ricercarne le testimonianze storiche. Ho ancora vivo il ricordo della bellezza inaspettata dei paesaggi innevati che scoprivo risalendo le valli del Sangro e dell'Aventino. Il privilegio di cui mi sento onorato è la deliberazione del Consiglio Comunale
hanno fatto rivivere nella mia mente una circostanza simile, avvenuta molti secoli fa, ne resta memoria nell'unico atto ufficiale a noi pervenuto del municipio di Cluvie, la città che si trovava sul piano da Roma, poco distante da qui oltre il fiume Aventino, ove ancora si conservano rovine di età romana. In quell'occasione, il 5 maggio dell'anno 384 d.C., l'Assemblea Municipale Cluviense concedeva ad Aurelio Evagrio, in riconoscimento di servigi resi alla città, l'onore del patronato e, in segno di vincolo perpetuo di amicizia, gli consegnava la lastra di bronzo sulla quale era inciso il decreto di conferimento. Di quell'atto ci è pervenuto l'intero processo verbale che ebbi la fortuna di studiare e pubblicare. Sappiamo così che la cerimonia si svolse esattamente come questa a cui stiamo partecipando. La città di Cluvie, ricordata da Livio il Sannio e da Tacito nella regione Italia Carecina, divenne municipio all'epoca di Cesare con il nome di Cluvie Carricinorum, mantenendo così nella titolatura ufficiale memoria dell'antica appartenenza alla popolazione sannitica dei Carricini. Nel Medioevo si trasformò in insediamento fortificato prendendo il nome di Castrum Larome ed esisteva ancora nel 400 quando cadde in abbandono. Il cambio di denominazione in epoca alto medievale rivela una cesura nella continuità dell'insediamento. Un nuovo popolamento deve essere quindi subentrato alla desolazione causata dalle guerre gotiche, ma di questo periodo sappiamo molto poco. Mediante indagini archeologiche sarebbe possibile ricostruire la storia dell'insediamento dalla fase sannitica fino agli inizi dell'età moderna. L'eredità dell'antica Cluvie fu quindi raccolta dal municipio di Casoli, il quale ne custodisce i resti monumentali nel proprio territorio, ossia in quell'archivio di storia patria ancora inesplorato, costituito dall'area archeologica del piano da Roma. Un personaggio illustre del mondo antico, di cui Casoli può a buon diritto riconoscersi la patria, fu Gaio Elvidio Prisco, il principale rappresentante dell'opposizione senatoria al regime totalitario del Principato nel primo secolo d.C. La sua figura è stata consegnata a gloria in peritura da Tacito, che ne descrive la vita, le concezioni filosofiche, il ruolo politico e le doti morali. Convinto difensore dei valori tradizionali della Repubblica Romana, di cui voleva ripristinare l'antica Costituzione, Elvidio Prisco avversò il potere assoluto dei principi, non solo durante l'efferata condotta politica di Nerone, che lo esiliò, ma anche sotto Vespasiano, che ne volle la morte. Il suo nome ha rappresentato nei secoli ideali di libertà. Con lo pseudonimo Elvidius firmò alcuni scritti politici il federalista James Madison, uno degli estensori della Costituzione americana e il quarto presidente degli Stati Uniti d'America. A Elvidio Prisco la storiografia antica e moderna, in particolare quella dei nostri tempi, ha dedicato sempre attenzione. Ricorderò solo un saggio di Benedetto Croce, anch'egli originario di queste terre carricine, come Elvidio Prisco, avendo la casa paterna in Montenero Domo, l'antica Iuvanum, lontano da qui. In questo scritto, pubblicato nel 1946, il filosofo esprime un giudizio sull'azione politico-morale di Elvidio Prisco e di riflesso sulla posizione che ciascuno deve assumere nei confronti di un regime autoritario che giudica malsano e nocivo per la società. Sostiene Croce che in queste circostanze non ci si debba astenere dall'opposizione politica, avendo cura solo dei propri interessi, anche se meritevoli ed onesti. A suo avviso occorre assumere un atteggiamento etico-politico di opposizione attiva e tenace, e seppure cauta e prudente, comunque intransigente. Questa opposizione comporta però l'astensione da ogni funzione di governo nella cosa pubblica, giacché la partecipazione non farebbe altro che consolidare il regime che si condanna. In questo modo Croce,
pur riconoscendo Elvidio Prisco altissimi meriti morali, gli rimprovera di aver assunto i poteri governativi di questore, comandante militare, tribuno della plebe e pretore sotto gli imperatori Claudio, Nerone, Galba e Vespasiano. È chiaro che attraverso il giudizio sulla figura del Elvidio Prisco, Croce riflette sul proprio ruolo intellettuale nei confronti della politica e sul proprio modo di condurre l'opposizione tra il 1922 e il 1943, ministro nel 1921 e poi nuovamente nel 1944, nel ventennio del regime autoritario Croce si era astenuto da incarichi governativi, ma aveva sempre espresso la propria opinione avversa al regime nella sua funzione di senatore del regno, acquisita nel 1910 per nomina regia e mantenuta per far sentire il proprio dissenso. La cittadinanza onoraria di cui sono stato insignito mi affianca a illustri cittadini di Casoli che hanno coltivato gli studi di antichità ed hanno accresciuto la conoscenza storica di questa terra. Mi sento unito idealmente all'archeologo Giulio De Petra, che mi ha preceduto di un secolo. Nato a Casoli nel 1841, De Petra fu professore ordinario di archeologia a Napoli. Devo ricordare il suo lavoro sulle località di Interprovio Meccei, nella valle del Pescara, e la sua pubblicazione della lapide sepolcrale del liberto Elvidio Telamone, rinvenuta al piano La Roma, che costituisce una delle prove di cui mi sono avvalso per riconoscere nel piano La Roma il sito della città di Pluvie. Mi piace anche ricordare che nel 1870 il giovane Giulio De Petra condusse una campagna di scavi a Pietrabondante del Molise, dove poi anch'io da giovane intrapresi nel 1959 indagini alle quali tuttora mi dedico. Mi sento anche unito negli interessi per la conoscenza delle antichità che si trovano nel territorio di questo comune al dotto amico professore Nicola Fiorentino, che ho incontrato qui di nuovo dopo tanti anni, al quale tutti dobbiamo essere grati per la sua bella storia di Casoli dalle origini alla fine dell'Ottocento, pubblicata nel 2014. Inoltre io gli devo affettuosa gratitudine per aver suscitato la mia attenzione sui monumenti antichi del piano da Roma, da lui descritti in una relazione pubblicata nel 1966. Fu questa di Nicola Fiorentino la prima vera ricognizione archeologica del piano da Roma, preceduta da alcune sommarie e parziali osservazioni di Antonio De Nino. Posso ora aggiungere, essendo tornato dopo oltre mezzo secolo a considerare lo stato delle conoscenze su Pluvie, che vi è un documento ritrovato al piano da Roma e pubblicato da Nicola Fiorentino nel suo articolo del 1966, un'iscrizione funeraria la cui importanza non è stata ancora riconosciuta e di cui io stesso all'epoca non ebbi sufficiente considerazione. La lapide apparteneva alla tomba di un liberto, un ex schiavo originario della Iturea, regione della Siria meridionale tra Damasco e la Samaria. La sepoltura era stata curata da due schiave elamite provenienti anch'esse dal vicino Oriente. La presenza di siriani a Pluvie si può facilmente ricondurre proprio a Elvidio Prisco, al cui seguito doveva trovarsi quel sesto numisio che aveva liberato lo schiavo itureo. Sappiamo infatti da Tacito che nel 51 d.C. Elvidio Prisco era stato in Siria con il governatore Emilio Quadrato, il quale lo inviò al comando di una legione in Armenia, oltre i confini dell'impero, per ripristinare l'ordine turbato da una grave crisi politica. E questo solo un esempio di quanto la documentazione archeologica qui ancora sepolta possa contribuire alla ricostruzione della storia antica e medievale di questa terra. Il piano La Roma costituisce certamente una risorsa di conoscenze e di sviluppo per Casoli e per l'Abruzzo, ma anche per l'Italia. Infatti, per quanto riguarda la conoscenza, le vicende di questo municipio
si sono svolte, e questo ci tengo a ricordare, ci sono tanti municipi, città che sono state municipi romani, in Abruzzo, insomma, che non hanno poi avuto questa rilevanza che ha avuto Capri. Prendiamo l'esempio di un'altra città caricina, l'altro municipio caricino, Iuvano è una città che ha avuto una sua consistenza, eccetera. Però, tutto sommato, né per personaggi illustri, né per vicende storiche è stata coinvolta in fatti importanti della storia antica, come è avvenuto invece per Cluvia. Quindi cioè, il Piano Roma costituisce una risorsa economica, una risorsa di conoscenza e di sviluppo per Capri e per l'Abruzzo, ma anche per l'Italia. Infatti, per quanto riguarda la conoscenza, le vicende di questo municipio si sono svolti sui più ampi scenari del mondo italico-sabellico, talvolta in conflitto con Roma, poi nell'ambito della romanità di cui queste genti hanno fatto parte, e infine nella convivenza con nuove componenti etniche, soprattutto germaniche, di Longobardi e Normanni. Da tutto ciò si sarebbero formati, al tramonto del Medioevo, i caratteri di quella parte di questa parte dell'Italia moderna. Quanto allo sviluppo, io credo che la straordinaria amenità del paesaggio, le felici condizioni dell'ambiente naturale e il patrimonio storico-culturale renderanno questi luoghi sempre più ambiti da frequentazioni internazionali raffinate e persistenti. A questi temi mi farà piacere dedicare il mio impegno con animo grato verso la comunità che nel concedermi il privilegio della cittadinanza onoraria ha rinnovato il mio interesse per la sua storia e per il suo futuro. Ancora grazie a tutti. Non ho capito come va questa. Possiamo passare al terzo punto dell'ordine del giorno, dove abbiamo variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267/2020, competenze e casi. Parola all'assessore, dottor De Petra. Grazie Presidente, porto a conoscenza del Consiglio che si sono verificate delle situazioni che ci portano a una variazione di bilancio e queste sono intervenute nel corso della gestione. Abbiamo ricevuto come funzionario un contributo statale di 70.000 euro da utilizzare per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Questa è la somma. La somma più importante è la... e quindi possiamo utilizzare la riforma della legge di sicurezza del patrimonio comunale. Inoltre abbiamo un ulteriore credito IVA commerciale che è scaturito nel corso dell'anno 2019 per coprire le maggiori spese che vengono da affrontare. Inoltre per quanto riguarda le uscite abbiamo un rimborso spese postali sostenute dalla ditta affidataria per la trasmissione degli avvisi di accertamento di minimi effettati, spese per abbiamo previsto abbiamo rimpinguato quindi il capitolo per quanto riguarda le spese, le possibili spese che si possono verificare nel corso dell'anno solare per la neve, cioè per la polizia delle strade in caso di nevicate,
e poi abbiamo spese varie di manutenzione e inoltre la maggior parte dei capitoli sono variati poiché è necessario istituire dei capitoli specifici per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni di posizione e il risultato alle posizioni organizzative. Quindi interveniamo nei vari capitoli mediante lo stornio delle stesse somme già previste e ricomprese nei relativi capitoli di spesa degli stipendi del personale che decorrenza dal 1 giugno del 2019. Si tratta soltanto delle variazioni tecniche tra i vari capitoli. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di apportare al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 le variazioni di competenza di cassa analiticamente indicate nell'allegato A. Inoltre, del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile. Come risulta queste variazioni dal prospetto che si allega sotto la lettera B, quale parte integrante e sostanziale della delibera, e inoltre chiedo praticamente che con apposita votazione venga dichiarata l'immediata eseguibilità della delibera stessa. Grazie. Grazie a te stesso. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Ci sono interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto, al voto. Quindi chi è favorevole al terzo punto dell'ordine del giorno con variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ulteriore votazione, si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Diamo per approvato anche il terzo punto dell'ordine del giorno. Non vi sono altri punti all'ordine del giorno. Quindi se vi ringrazio per la partecipazione. Domani vi ricordo che comunque c'è il convegno, avete tutti quanti la locandina, dove al Cinema Teatro Comunale alle ore 9.30, dove ci sarà il seminario, la presentazione del progetto di ricerca degli studenti dell'Istituto Angeli Marino. Poi ci sarà la saluti e apertura dei lavori, dottoressa Rosaria Mencarelli. Poi ci sarà il nostro professor Adriano Maregina e il Sanio, divulgazioni su Pluvie, municipio dei Carricini, il progetto Iuanum e le possibili interazioni con il territorio. Interverranno anche altri professori, quindi se non vi sono, vi ringrazio nuovamente per la partecipazione e dichiaro chiusa la seduta. Buona serata a tutti. Grazie. Il professor Adriano Maregina ha appena ricevuto la cittadinanza onoraria da parte del comune di Casoli, ma prima del consiglio comunale, dopo tantissimi anni, ha rivisto il sito archeologico di Cluvie e quindi adesso volevo conoscere la sua impressione in merito. Il piano La Roma, dove si conservano i resti monumentali di questa città antica di Cluvie, sembra ancora ben conservato. Gran parte di questi resti sono ancora sepolti, quindi si vedono murature che affiorano dal terreno e che lasciano comprendere che vi siano edifici importanti, pavimenti a mosaico, però non sono mai state eseguite, diciamo, esplorazioni archeologiche consistenti. Qualche accertamento, qualche sondaggio è stato fatto in passato, ma insomma nulla di consistente. Bisognerebbe avviare queste ricerche e io credo che sarebbero importanti per chiarire la storia di questa città, di questo insediamento, ma quindi anche di buona parte di questo territorio circostante, sia nella fase preromana, diciamo italica, sabellica, di cui sappiamo veramente poco per queste zone, sia per la parte romana,
sulla quale abbiamo informazioni storiche di una certa consistenza, specialmente per alcuni personaggi che erano originari di Cluvie, ma abbiamo poche informazioni di tipo archeologico, quindi proprio sulla consistenza dei resti monumentali. E poi vi è una fase del tutto veramente sconosciuta, che è quella alto medievale e medievale, insomma, fino diciamo alle origini, all'inizio del Rinascimento, quando poi questo insediamento finisce, cade in abbandono e quindi la sua, diciamo, il suo ruolo viene ereditato da Casoli, e quindi la continuazione diretta di questa antica città di Cluvie, si affianca, Casoli si affianca all'insediamento medievale, sono coesistiti entrambi per alcuni secoli, poi quello di Cluvie, quindi il piano La Roma si esaurisce e invece Casoli prende vitalità, e quindi insomma è l'erede diretto di quella città italica e romana.